che mio cugino Antonio alla fine si è trasferito in campagna. Ma dai, ma non abitava qui in centro? Eh sì, ma pare sia riuscito ad aprire l'agriturismo che voleva con l'aiuto di alcuni fondi europei. Adesso vuole vendere olio, vino, prodotti tipici italiani. Ma è matto? Il mercato del Made in Italy è una giungla. Ieri leggevo su un blog che il vino e l'olio italiani non li tutela nessuno. E indovina un po' chi dovrebbe farlo? I soliti geni che stanno a Bruxelles. Non ne combinano una giusta. Che poi è impossibile distinguere un prodotto italiano. La disinformazione nuoce gravemente alla salute. Verificare le fonti aiuta a prevenire il rischio di inutili falsità. Ma è semplice invece. Io quando compro un prodotto italiano controllo la DOP. La denominazione di origine protetta, che esiste proprio grazie all'Unione Europea. In questo modo si possono tutelare i prodotti in tutta Europa, e non solo, anche in Canada, per esempio, e senza pagare tasse doganali. Mica male, no? Oh, ragazzi, ma qui chi paga? Segna sul mio conto! Quale conto? Segna!